Buongiorno, in coda alla presentazione del professor Parola, mi fa piacere spendere alcune parole a riguardo dello studio della complessità della fisica dei sistemi complessi presso la nostra facoltà. Questo perché le tecniche sviluppate per lo studio dei fenomeni cooperativi in materia condensata negli ultimi decenni sono state applicate con grande successo e crescente interesse a tutta una serie di problemi e di sistemi che vanno al di fuori del perimetro più tradizionale della fisica a cui siamo abituati. Si tratta in generale dei sistemi complessi, sistemi composti da un gran numero di componenti elementari, tra loro interagenti, e che possono dar luogo a comportamenti su una scala più macroscopica che sono assolutamente non triviali e in qualche modo inaspettati. Chiaramente, tra gli esempi che possiamo citare, ci sono esempi di materia condensata, di materia inanimata, come lo studio dei mezzi granulari, che ad esempio possono dare luogo a fenomeni naturali quali le valanghe, o la fisica dei cristalli liquidi, che è un tipo di materia soffice che ha trovato grandissime applicazioni di carattere pratico. Di carattere industriale, ad esempio lo schermo da cui state osservando questa presentazione è quasi sicuramente basato sulla fisica dei cristalli liquidi. I vostri telefonini cellulari, i vostri schermi di computer visualizzano le immagini filmati esattamente grazie ai cristalli liquidi contenuti al loro interno. Però, come vi ho detto, la complessità va oltre l'ambito più tradizionale della materia inanimata e ha trovato un fertile campo di applicazione nello studio di fenomeni biologici, quali per esempio il trasporto su scala subcellulare, il ripiegamento di proteine, il ripiegamento delle proteine o lo studio di fenomeni di sviluppo embrionale nel primo stadio della vita dei sistemi biologici. Qui per esempio avete un filmato dello sviluppo embrionale di un pesce zebra, di una zebra fish. Un altro ambito di grande interesse per applicazioni di sistemi complessi è lo studio del clima terrestre, che è determinato dall'interazione tra un grande numero di fenomeni fisici su scale anche radicalmente differenti, che danno luogo in modo emergente al comportamento climatico globale del pianeta Terra. Un altro campo di grandissimo fascino è lo studio del cervello umano, che sapete essere composto da un grandissimo numero di singoli neuroni, si parla di un centinaio di miliardi circa, ma ognuno di questi neuroni ha in media un migliaio di sinapsi che lo connettono ad altri neuroni, quindi parliamo di un numero superiore a 10 alla 14 di interazioni sinaptiche, un grandissimo numero, che ovviamente deve dar luogo all'enorme complessità del pensiero dell'autocoscienza umana e che stiamo solo iniziando a scalfire o cercare di comprendere con tecniche di sistemi complessi, ovviamente. Un esempio a me molto caro è lo studio dei moti collettivi in biologia, in particolare nei gruppi animali. Qui vi mostro uno stormo di storni sottoposto a predazione da parte di un falcone o a un gruppo di pecore riprese con un drone. Lo studio di questi sistemi con tecniche sviluppate nell'ambito della caratterizzazione dei sistemi magnetici o dei fluidi in materia inanimata ha dato luogo a risultati particolarmente interessanti e a loro modo inaspettati. 2 decenni. Poi veniamo all'ambito dei network, lo studio delle reti di interazioni sociali tra individui, delle reti di distribuzione, per esempio dell'energia elettrica, reti di trasporto, reti di comunicazione, supply chain, reti economiche e in generale lo studio delle reti riveste un'importanza fondamentale nell'epidemiologia computazionale.
internazionale che tanto è salita alla ribalta ovviamente in questi ultimi mesi. Forse quello che non sapete è che tipicamente gli epidemiologi computazionali hanno una formazione fisica, sono fisici dei sistemi complessi in origine. Quindi molta della modellizzazione matematica dello sviluppo epidemiologico viene fatta da scienziati, da studiosi che hanno una formazione di fisica dei sistemi complessi. Un altro campo di grande interesse, di grande sviluppo recente, è chiaramente il campo dell'intelligenza artificiale, del machine learning, e in generale il campo del big data, dove molte tecniche di sistemi dinamici e di fisica statistica hanno trovato interessantissime applicazioni. Questi sono tutti sistemi che hanno delle caratteristiche comuni, nonostante il grande ventaglio dei nostri esempi. Tutti questi sistemi mostrano tipicamente la coesistenza di diverse scale temporali e spaziali, una forte interdipendenza tra le componenti microscopiche dei sistemi che danno luogo a fenomeni emergenti su scale macroscopiche. E il fatto molto interessante per un fisico è il grado di universalità macroscopica, per cui sistemi anche apparentemente molto diversi tra loro danno luogo a fenomeni analoghi su scala macroscopica. Metodi che vengono utilizzati per lo studio della complessità da parte dei fisici sono i metodi spesso tradizionali anche della fisica della materia, quindi la fisica statistica di equilibrio e di non equilibrio, lo studio della dinamica non lineare del caos, lo studio dei processi stocastici e tutto l'ambito dello studio delle reti complesse. Come questo si coniuga nel nostro corso di laurea, nel nostro corso magistrale? Abbiamo, come avete visto, due esami di fisica statistica, Statistical Physics 1, tenuto dal professor Artuso, e il corso Statistical Physics 2, che è un po' il proseguio di questo primo corso che invece tengo io. Abbiamo un corso di fisica dei sistemi dinamici, abbiamo un corso di Quantum Information Theory, tenuto dal professor Casati, un corso di grande interesse, e a partire dall'anno accademico 2021-2022, quindi tra due anni, abbiamo in preparazione un altro corso di fisica dei sistemi complessi che dovrebbe introdurre altre tecniche quali lo studio dei network complessi o lo studio dei fenomeni stocastici. Quindi se vi iscrivete ora avrete occasione anche di seguire questo ulteriore corso che probabilmente terrò io il professor Artuso. Altri corsi complementari includono per esempio il corso di proprietà collettive nei sistemi di materia condensata del professor Palo, corsi più formali tenuti a matematica, per esempio il professor Mantica, o corsi di modellizzazione di sistemi biologici che sono anche offerti in informatica, sono tutte scelte che potete fare tra i corsi complementari. In conclusione, vi ho presentato un tipo diverso di fisica teorica che studia i fenomeni di ogni giorno che ci circondano, che determinano la nostra vita. Non è fondazionale come per esempio lo studio della fisica delle alte energie, ma ha comunque un carattere fondamentale dovuto all'universalità e all'emergenza di un nuovo livello di realtà che è quello di ogni giorno intorno a noi. Non studiamo una teoria del tutto, ma piuttosto studiamo molte teorie che descrivono o che cercano di descrivere tutto quello che abbiamo intorno e che determina le nostre vite. Concludo con un tributo al grande Phil Anderson, premio Nobel, uno dei fisici più importanti del XX secolo, che ha coniato per l'appunto la frase "More is different". Quando mettete insieme un grandissimo numero di componenti elementari, potete avere un comportamento emergente assolutamente non triviale e completamente affascinante. Con questo vi saluto e spero di ritrovarvi l'anno prossimo nelle nostre aule, nei nostri laboratori. Buona giornata!